La Little Cedar sono entrata nel 1971 sino alla chiusura, diciamo nel 94 con la cassa integrazione. Il mio lavoro era impiegata in reparto carpenteria soprattutto. Io devo dire che diciamo, quegli anni lì sono stati gli anni per me ottimali. C'era lavoro, c'era partecipazione e collaborazione tra tutti. Abbiamo affrontato questo periodo diciamo, molto con solidarietà, ecco, quindi con partecipazione di tutti. E quindi diciamo, per me è stato un periodo buono perché effettivamente con il lavoro e con la produzione siamo riusciti ad affrontare anche questi problemi delle bombe di Savona, insomma di queste manifestazioni, però eravamo tutti uniti, ecco, eravamo un bel gruppo, sia impiegati che operai. Ecco. Certamente gli anni 80 hanno cominciato appunto. Sono subentrati il discorso dei prepensionamenti, quindi man mano veniva a diminuire la forza lavoro, quindi si vedeva chiaramente che, insomma, nonostante le promesse di tranquillità, di stare tranquilli, di non avere si vedeva chiaramente che la fabbrica cominciava a diminuire la forza lavoro, ecco. Anche se appunto la direzione e tutto ci davano delle promesse così proprio illusorie. Appena entrato il nuovo gruppo che ha rilevato la fabbrica, cioè i privati, no? Nel nome dell'OMSAF, quindi noi che avevamo una certa esperienza di lavoro di 20 anni prima, abbiamo capito che effettivamente questi erano venuti perché l'intenzione era quella di chiudere la fabbrica. Dal modo come si comportavano già con il personale che lavorava, ecco. Hanno escluso parecchie persone valide sul lavoro, quindi hanno portato delle persone loro, e quindi incapaci si può dire, e si vedeva chiaramente che questa era la volontà di chiusura. E la città non ha reagito moltissimo, in effetti abbiamo fatto parecchie manifestazioni, siamo stati in giro per Savona con cortei, tutto, però non è che proprio la città, insomma, ormai eravamo una piccola realtà in effetti, perché anche se non eravamo più diciamo, la forza lavoro degli anni 70, certamente eravamo ridotti a circa 200-300 persone e quindi non c'è stato proprio quella grande mobilitazione che forse in altri posti ci sarà stato, non so. Io sono stata la prima a uscire dalla fabbrica. Io sono stata proprio sbattuta fuori dal mezzogiorno alle prime ore, quando il capo del personale allora ha detto che io non davo fastidio, perché effettivamente io sono sempre stata un po' una che protestava, insomma, che faceva vedere un po' che le cose non andavano. Allora mi ha detto di prendere le mie cose, di andarmene, poi sono subentrati i sindacati che sono andati a parlare con la direzione, mi hanno fatto appunto fare la lettera per entrare in cassa integrazione. Quindi insomma è stato così, un episodio abbastanza doloroso, ecco, perché in fondo io con tanti anni ho sempre fatto il mio dovere, ho lavorato, nessuno mi ha mai fatto delle osservazioni, anzi, insomma, diciamo abbastanza come gli altri colleghi, abbastanza considerata nel mio piccolo. E quindi questa è stata una cosa veramente spiacevole. Però poi ho subito come gli altri, poi a ruota anche gli altri miei colleghi, è cominciata la cassa integrazione, io ho fatto anche un anno di lavori socialmente utili e poi sono arrivata alla pensione, gli ultimi 22 che siamo rimasti. Hanno fatto poi un decreto apposta, mi ricordo che c'era allora D'Alema al governo e insomma ci ha dato, diciamo, per fortuna una mano in questo caso. Io ho avuto tutti e due i miei nonni, sia paterno che materno, quindi loro hanno lavorato proprio i primi anni diciamo del Novecento in fabbrica. Poi quindi lavoravano appunto nelle fonderie, insomma, adesso io esattamente allora quella c'era dei lavori duri, anche mia nonna in effetti ha lavorato anche nel Litolatta, mia nonna paterna.
Mio padre è subentrato appunto prima della guerra, come operaio anche lui in fonderia, quindi ha vissuto proprio tutto il periodo della guerra e mio padre è stato deportato, diciamo non proprio dalla fabbrica prelevato, ma era diciamo fuori per un'occasione quando ci sono stati negli anni, dunque hanno ucciso dei fascisti a Savona, c'è stato un po', hanno prelevato mio padre che è finito nel campo di concentramento di Dachau. E quando è ritornato dalla campi di concentramento, mio padre è ritornato a lavorare in fabbrica, in fonderia, e c'è stato fino agli anni 75. Questo. Poi, appunto, qualche anno prima sono poi entrata io. Io mi ricordo quando andavo a prendere mio padre dal lavoro, quelle migliaia di operai che uscivano con le biciclette, era una marea di gente, in effetti. Le manifestazioni che si facevano, la Befana in fabbrica, tante cose. Sì, mi ricordo da bambina questi episodi, ecco, insomma, perché Savona viveva sulla fabbrica e era una marea di gente quando usciva. E quindi, insomma, io praticamente poi abitando lì al porto, sono nata proprio vicino alla fabbrica, avevo proprio una visione completa, dalla terrazzetta andavamo lì a aspettare i nostri papà che uscivano, mi ricordo quando si andava a prendere la busta paga, insomma, quella volta che era buona, quella volta che invece era più povera, allora papà si preoccupava, avevamo le spese da fare, insomma. Diceva, questo mese è magra, non c'ho il cottimo, insomma, queste cose qua io me le ricordo da bambina. Gli anni che dei miei nonni erano arrivati a 7-8 mila persone che lavoravano. Ma io, diciamo, il boom economico ero ragazzina, io, insomma, noi come operai non è che abbiamo avuto questo boom economico, si viveva con uno stipendio solo, con una paga sola, quindi, insomma, siamo sempre stati cercando di fare bella figura senza fare grandi cose, ecco, non avevamo la macchina, non andavamo in ferie, non avevamo tante cose, quindi siamo sempre vissuto tranquillamente, ecco, nel nostro quotidiano, ecco. Tutti i miei nonni sono stati antifascisti. Tutti i miei nonni, io mi ricordo appunto mio nonno che mi diceva che in casa aveva appena entrato il quadro del manifesto della rivoluzione russa, quindi mio nonno era proprio una di quelle. Quindi loro hanno sempre fatto, cioè conciliando con la possibilità del lavoro, di non perdere il lavoro, ma senz'altro l'antifascismo l'hanno sempre fatto, perché nessuno dei miei nonni era iscritto al partito fascista, non hanno mai tenuto una tessera loro di quella. Certamente mi ricordo la violenza che facevano le camionette per sopprimere, questo già forse neanche negli anni successivi alla guerra, quando c'era il governo Tambrone, di questo mi ricordo. Questo mi ricordo che c'erano le camionette che giravano per sfollare gli operai, quello sì. Prima della guerra, come dico, i nonni lavoravano in fabbrica, erano già abbastanza anziani. Mio padre era latitante perché, insomma, erano quegli anni in cui poi è stato deportato, lui ha fatto la campagna di Russia e poi la deportazione a Dachau, quindi insomma mio papà è del 1915, quindi più o meno ha fatto 9 anni di militare, quindi negli anni 43 non era in fabbrica, ecco. Il Natale in fabbrica c'è stato, mi ricordo quando hanno occupato la fabbrica perché diciamo non si voleva avevano, insomma, per non diminuire il personale, c'è stata la grande occupazione, mesi e mesi, e quindi le nostre nonne, le nostre mamme portavano da mangiare agli operai in fabbrica, ecco, per non abbandonare il posto di lavoro. Questo sì, questo mi ricordo, perché noi oltretutto abitando, come l'ho detto, vicino, eravamo anche abbastanza presenti, mia nonna, mia mamma, le altre quasi tutto il porto, diciamo, ruotava sulla fabbrica, ecco. Tutti i lavoratori, impiegati e operai naturalmente, si trattenevano una quota sulla busta paga, no, in base a una percentuale, e questi soldi accantonati venivano dati a chi aveva più bisogno, cioè se c'era un intervento da fare, se c'erano ad esempio delle spese mediche che uno non poteva sostenere. Quindi non erano, diciamo, in funzione del dipendente che
versava, ma era la solidarietà verso chi aveva più bisogno. E poi un piccolo particolare, ricordo anche che alle donne è stato interessante, ai bambini veniva dato il latte per un certo periodo, insomma, quello che serviva, quindi una cosa proprio a livello proprio sociale, insomma. E un'altra cosa invece riguardo al circolo dell'Italsider, il teatro. Noi avevamo diciamo, una certa quantità di abbonamenti di teatro e anche questo veniva fatto diciamo, a rate, veniva pagato a rate per chi voleva partecipare ed era veramente una grande partecipazione. Anche lì per la cultura il nostro, diciamo, lo stabilimento era molto sensibile. Il nostro circolo, appunto, avevamo questa possibilità di prendere gli abbonamenti e facevamo addirittura i turni alla notte per arrivare al mattino presto a cercare dei posti migliori, perché adesso è più semplice, si rinnova l'abbonamento, invece una volta no, si prendeva per dire 100 abbonamenti, poi l'anno dopo si perdevano, allora si facevano i turni, si partiva ad esempio dalla sera, si faceva in 3 o 4 fino al mattino quando non aprivano per essere i primi a trovare. Si faceva questo sacrificio, noi impiegati, i fattorini, insomma, così ci si dava una mano, però per avere la possibilità di andare a teatro. Avevamo dei posti buoni, avevamo la terza serata del circolo, dei circoli, avevamo posti in platea, insomma, c'era parecchia, parecchia partecipazione anche in quello. E per me deve rimanere un segno di quello che è stato fatto dai nostri padri, dai nostri genitori, dai nostri nonni. Deve rimanere perché anche i giovani devono sapere qual è stata la realtà su cui oggi possono continuare a vivere. Devono sapere che c'è stata una realtà industriale che ha portato avanti certe scelte e certi impegni. E i giovani devono sapere che sopra questa realtà possono vivere, possono lavorare. Possono continuare, possono avere anche la libertà, perché noi avevamo il concetto della libertà e della democrazia molto forte, noi che avevamo lavorato in questa fabbrica. Quindi deve rimanere, deve continuare a rimanere un segno, un simbolo, un ricordo, ecco, che deve essere proiettato verso le generazioni future, non deve essere abbandonato nulla. E io penso che si sia persa anche molto la solidarietà. Perché ognuno, diciamo, non vivendo più la realtà delle fabbriche che tenevano molto unita la gente, ognuno, insomma, vive la sua parrocchietta, ecco, cerca di arrabattarsi come può. Invece una volta, appunto, con il coinvolgimento nelle fabbriche di tante cose, c'era unione, ci si aiutava chi aveva più bisogno aiutava l'altro. Guarda, te lo posso assicurare perché noi che abbiamo vissuto gli anni, appunto, del dopoguerra, ci si aiutava con i vicini di casa, chi aveva più bisogno, c'era la porta aperta e il piatto di minestra per tutti. E non lo so se queste cose qua, io penso che si stiano perdendo, che ognuno pensa proprio al suo guscio, vive nel suo ambiente. Questo dispiace. Io spero che i giovani capiscano queste cose e possano portare avanti un discorso più aperto, anche per loro stessi.